schierata sul disco. Dopodiché, per chi vuole restare qui ad ascoltarlo sotto le stelle, quindi proprio sotto il cielo di Padova, finalmente ci troviamo di nuovo tutti insieme dopo mesi in cui siamo stati chiusi in casa, abbiamo ascoltato necessariamente da soli la musica con le nostre cuffie, o chi di noi insomma col computer, con lo stereo. Quindi un modo anche per riappropriarsi di questo disco, di ascoltarlo con una prospettiva storica diversa, quindi non solo una raccolta di canzoni, ma un qualcosa che ha segnato il pop anche nei decenni successivi. Io chiamerei qui, prima di farvi partire l'intero album, Giorgio Bonomi, perché ha qualcosa da dirvi sui prossimi incontri che faremo appunto il 14, il 21 e il 28 di luglio. Quindi vi accompagneremo all summer long, come dice appunto la rassegna, e anche una delle canzoni appunto dei Beach Boys. All summer long sarebbe stato all July long in realtà, perché ne abbiamo soltanto nel mese di luglio questi incontri. Io ringrazio innanzitutto Alessandro per la sua spiegazione, per la musica che ci ha fatto ascoltare stasera. Vi do brevemente, prima di salutarvi, gli appuntamenti delle prossime settimane. Come ho detto, continuiamo a esplorare una decade alla volta, siamo partiti dagli anni 60, parleremo la settimana prossima di un disco, anzi di due dischi degli anni 70, poi una settimana dopo parleremo degli anni 80, poi gli anni 90, ci fermeremo lì, a meno che ci siano ulteriori aggiunte poi nel mese di agosto, non si può mai sapere. La settimana prossima parliamo di un gruppo poco conosciuto che si chiama Big Star, che ha fatto negli anni 70 due dischi molto importanti, che ai tempi quasi completamente ignorati, si chiamano Number One Record e Radio City, ma poi riscoperti negli anni 90 soprattutto, e si può dire che sono i dischi che iniziano un po' quella tendenza che viene chiamata power pop, quindi questo pop molto solare, molto allegro, molto beatlesiano, però con dei suoni abbastanza energici e comunque molto anche radiofonici. È un gruppo che è stato abbastanza sfortunato, perché loro pensavano veramente di fare il botto, di essere i nuovi Beatles, ma in realtà per una serie di disavventure che vi spiegherò la settimana prossima, ci sarò io a presentare l'incontro la settimana prossima, per più di 20 anni è rimasto nell'oscurità. Si sono poi rifatti, perché se pensiamo negli anni 90 ai tributi che sono arrivati a questa band, parliamo di gruppi come R.E.M., come Wilco, come Pavement, Io la tengo, sono gruppi americani che adorano assolutamente i Big Star, e i Big Star hanno avuto assolutamente il loro revival. Sono due dischi baciati dal sole, li ho definiti poi dopo nella descrizione dell'evento che troverete online da domani, perché appunto ci sembravano particolarmente estivi e particolarmente adatti a questa stagione, e ci fa piacere se la settimana prossima venite ad ascoltarli, anche se magari non conoscete questo gruppo, è una buona occasione per scoprirlo e scoprire dell'ottima musica. La settimana dopo, quindi il 21 di luglio, avremo ancora Alessandro che ci parlerà di... Ah, va lui allora. Ok, allora il 21 torno io, quindi dopo che abbiamo ascoltato i Big Star con Giorgio il 14, il 21 andiamo negli anni 80, parliamo sempre di mostri sacri del pop, soprattutto di chi ha un alto concetto di musica pop, che assorbe tutto quello che c'è, e soprattutto con delle citazioni letterarie, con delle atmosfere proprio da sera ad estate. È un disco bellissimo del 1985, loro erano i Prefab Sprout di Paddy McLoone. Probabilmente qualcuno di voi li ricorderà, perché per un breve periodo hanno avuto un grande successo anche in Italia, sono stati super ospiti al Festival di Sanremo, hanno fatto un concerto anche a Padova, ho saputo, nel 1985-86. Quindi delle canzoni che poi richiamano l'epopea americana, in qualche modo anche Brian Wilson indirettamente, ma soprattutto, come vi dicevo, Steve McQueen, Fearon Young, quindi un certo modo anche di guardare agli Stati Uniti, e poi soprattutto di guardare a quella che è la canzone d'amore senza troppe sdolcinatezze, quindi anche l'introspezione, la crescita, e ci saranno anche citazioni letterarie molto interessanti, no? Moving the River, ma anche in Bonnie, che è stata ripresa dagli Editors, appunto dei gruppi che magari i più giovani conosceranno sicuramente. C'è una canzone, Save Your Speech, Flowers for Funeral, che viene dal giovane Holden di Salinger, quindi ci sarà veramente tantissimo da raccontare anche in quell'occasione. Io approfitto per dare di nuovo la parola a Giorgio, che vi spiega cosa succederà il 28, ma poi perché ci sono tutti i nostri contatti per chi ci conosce questa sera, intanto per rivedere che cosa abbiamo fatto in questi anni, perché ormai ci avviciniamo al decennale l'anno prossimo del nostro primissimo audioforum,
quindi sono cose importanti. E questi sono tutti i nostri contatti, quindi siamo su Facebook, su Twitter, su Instagram, abbiamo un canale Telegram in cui non solo vi informiamo dei nostri eventi, ma anche di quello che succede nel mondo della musica rock alternativa indipendente, soprattutto internazionale, quindi le news, i concerti, quando finalmente torneremo a vedere concerti come abbiamo sempre fatto. E dopo vi racconto qualcosina e vi faccio ascoltare Pet Sounds, ma adesso appunto lascio di nuovo la parola a Giorgio. Io approfitto per ringraziare tutti voi per essere stati questa sera in nostra compagnia. Mi auguro di avervi dato un po' lo stimolo di ascoltare o di riascoltare questo disco, magari nei prossimi giorni, e di assistere. Quindi grazie ancora. Ecco, giusto per, visto che vi abbiamo detto tre appuntamenti, manca l'ultimo, il 28 chiudiamo invece parlando di indie pop scozzese, ascolteremo The Boy with the Arab Strap dei Belle Sebastian, un gruppo scozzese appunto degli anni 90, è un disco decisamente estivo rispetto anche agli altri dischi della loro discografia. Io vi ringrazio per essere venuti, l'appuntamento è per martedì prossimo, sempre alle 21, là sul tavolo trovate un foglio nel quale potete lasciarci il vostro indirizzo mail, vi mettiamo nella nostra mailing list e così rimanete aggiornati su tutti i nostri prossimi eventi, ma comunque sapete che per tre martedì ci trovate qua sempre alle 9 di sera. Grazie per essere venuti e buona serata a tutti quanti.